Ringrazio moltissimo Libero e la sua sezione locale Fordongianus per questo invito. Tanto Fordongianus è un posto dove torno sempre molto volentieri per varie ragioni. Ed è anche l'ennesima occasione in questi giorni in cui mi tocca parlare della nostra storia, in particolare del periodo della rivoluzione, Giovanni Mariangioi e tutto quello che si dovrebbe rievocare il 28 aprile. Diceva bene Anthony, purtroppo anche quest'anno abbiamo avuto l'ennesima conferma di quanto poco la nostra classe politica istituzionale gradisca questa ricorrenza, e non solo la nostra classe politica istituzionale. Io da tempo mi lamento anche dell'atteggiamento un po' distaccato, se non quasi censorio a volte, anche di gran parte della nostra storiografia, dell'intellettualità, diciamo, in modo più generico, sarda, che ha sempre snobbato questa data, questa ricorrenza e i suoi significati. La cosa mi dispiace perché in realtà non siamo nella situazione in cui non sappiamo le cose. Fino a una trentina d'anni fa qualcuno avrebbe potuto anche accampare questa scusa: in fondo non ne sappiamo molto. Una trentina d'anni fa, un po' di più, nel 1984, uscirono due volumi, uno per Chiarella, curato da Carlino Sole, e uno in particolare edito dalla Terza, di Girolamo Soggiu, più grande storico sardo, senza ombra di dubbio, che si intitolava, erano entrambi dedicati alla Sardegna Sabauda. Carlino Sole, onestamente, come storico non è in cima alle mie preferenze. Girolamo Soggiu è uno storico di ben altra vaglia, di ben altra statura, e gli invito tutti, chi non lo conoscesse, a leggersi il suo Storia della Sardegna Sabauda. È fuori catalogo ormai, però si trova in tutte le biblioteche, è facilmente reperibile. Era la prima pubblicazione sistematica dedicata a tutto il periodo sabaudo e in particolare alla rivoluzione sarda. Lo scrive Girolamo Soggiu, da un lato lamentando la rimozione di tutto questo periodo da parte della storiografia sarda contemporanea, e dall'altro sottolineando anche appunto il fatto che fino a quel momento non ci fosse mai stato alcuno studio sistematico di tutto quel periodo. Quindi, a distanza di 200 anni, a parte gli storici ottocenteschi, a cominciare da Giuseppe Manno, che erano quasi contemporanei degli avvenimenti e ne scriveranno intorno alla metà dell'Ottocento, dopodiché c'è stata una sorta di oblio. Allora, già questo deve interrogarci. Perché dei fatti così fondamentali, uno snodo storico di così vitale importanza per la nostra storia contemporanea, era sostanzialmente rimosso? Perché noi abbiamo voglia di lamentarci della nostra mancata conoscenza di tutte le nostre vicende storiche? C'è molta attenzione sul periodo più antico, soprattutto sul periodo nuragico, giustificata, per carità, perché i nuraghi esistono, ce li abbiamo sotto il naso da quando nasciamo per tutta la vita. Chiunque venga in Sardegna li vede, quindi è una cosa tangibile di un nostro lontano passato e di cui noi vorremmo sapere di più, e probabilmente ci sembra di saperne ancora troppo poco. In parte è anche vero, in parte, perché poi anche lì diciamo che le cose si evolvono e si muovono. C'è tutto il lungo periodo della dominazione romana e poi l'arrivo dei Vandali in Sardegna, un periodo misconosciuto. Questi Vandali, che cavolo hanno fatto in Sardegna, che non c'è rimasto niente? Ma è vero che non c'è rimasto niente? Non lo so, qualcosa ci sarà anche rimasto. C'è un sacco di gente bionda anche nelle zone interne, io non so, magari qualche commistione di sangue sarà sicuramente avvenuta. E poi c'è il periodo bizantino, cosiddetto bizantino, che in realtà è un periodo un po' più complesso, più complicato. C'erano le comunità libere dei Sardi, da queste parti passava un confine, il Limes. Forum Traiani era un po', diciamo, la sede del comando militare della Sardegna bizantina, di rimpettaia della Sardegna delle Civitates Barbarie, che di solito si considerano come dei nemici, no? Però in realtà, se noi pensiamo che i confini siano per forza dei muri, delle barriere, sbagliamo. I confini e le frontiere sono quasi sempre dei passaggi, in realtà. Quindi è sicuro che qua ci fossero traffici, commerci e commistioni. Non c'era una soluzione di continuità tra sardi di un tipo, sardi dell'altro tipo.
Poi c'è tutto il periodo oscuro, dopo i bizantini a un certo punto vengono tagliati fuori dal Mediterraneo occidentale perché gli arabi conquistano il Nord Africa, quindi l'esarcato d'Africa a cui apparteneva la Sardegna sostanzialmente non esiste più, esiste solo la Sardegna, Cartagine viene conquistata dagli arabi, poi gli arabi si concentrano sulla conquista della Sicilia e sostanzialmente chiudono l'accesso al Mediterraneo occidentale. La Sardegna rimane isolata rispetto a Costantinopoli, la lontana Costantinopoli, che era la capitale dell'impero, no? Cosa succede? La Sardegna abbandonata a se stessa. Ma siamo sicuri? No, semplicemente la Sardegna si deve arrangiare. E come si arrangia? Dai e dai, facendo accordi, mandando ambascerie presso gli imperatori carolingi, mettendosi d'accordo col Papa, trattando con gli arabi, perché noi sappiamo che con gli arabi non ci furono solo rapporti conflittuali, ci fu un lunghissimo periodo di sostanziale pace e questo ci fa pensare che fosse intercorso qualche accordo, anche commerciale, anche sulle azioni di pirateria da svolgere per esempio lungo le coste italiane. I sardi in quel periodo erano abbastanza, come dire, più una minaccia che un alleato per altre genti cristiane in certi casi. D'altra parte ognuno si arrangiava come poteva. E poi, cosa ne viene fuori da questo periodo cosiddetto oscuro? Viene fuori una civiltà nuova, la civiltà giudicale, una forma di civilizzazione che cresce, nasce in Sardegna, si sviluppa in Sardegna, con dei tratti particolarmente peculiari, e che dura diversi secoli. Perché poi è vero che la Sardegna avrà dei rapporti stretti con alcune famiglie altolocate di Pisa e di Genova, poi ci sarà l'intervento di Pisa diretto alla fine del 200, poi subentrerà il regno d'Aragona, catalano, che cercherà di prendersi la Sardegna, che gli aveva concesso il Papa Bonifacio VIII, e da lì la lunga guerra tra l'Arborea e il regno di Aragona, una guerra lunghissima, 80 anni di guerra, con la peste nera di mezzo, un periodo lunghissimo di conflitto in cui però si forma anche una coscienza collettiva dei sardi in quel momento. Perché la guerra tra l'Arborea e il Regno di Aragona era descritta nei documenti dell'epoca, cioè non è una ricostruzione nostra a posteriori, loro stessi la definivano la guerra dei sardi contro i catalani, la nazione sardesca contro la nazione catalana. Una lunghissima guerra da cui poi emergerà quella che sarà la Sardegna, il Regno di Sardegna, viene sconfitta l'Arborea, si istituisce finalmente questo regno di Sardegna inventato da Bonifacio VIII, regno inserito dentro la grande corona, prima aragonese e poi spagnola. L'impero spagnolo nel 500 diventa appunto il famoso impero su cui non tramonta mai il sole. La lunga parabola della Sardegna spagnola è molto bella, molto interessante. Fino a qualche anno fa eravamo un po' vittima di una lettura che era stata data soprattutto dall'Ottocento in poi dalla storiografia italiana risorgimentalista, che attribuiva al periodo spagnolo una sorta di oscurità medievale fuori tempo massimo. E c'erano voluti Savoia per riscattare tutte le terre italiane, compresa la Sardegna, da questa oscurità e riportarle nell'alveo della civiltà. C'era questa la leggenda negra, come viene detta. In realtà oggi sappiamo benissimo che le cose non stanno così, ci sono stati grandi studiosi, ne cito uno, Francesco Manconi, che hanno largamente rivisto tutto questo periodo anche in Sardegna. Fu un periodo di grandissima apertura della Sardegna in realtà, perché era inserito in un impero mondiale, i sardi potevano capitare a fare la guerra nelle Fiandre, a fondare Buenos Aires in Argentina, era un momento in cui eravamo inseriti in un contesto assolutamente internazionale. Quindi attenzione a quando vi raccontano la storia della Sardegna isolata, non è mai stato vero, mai. Alla Sardegna spagnola, e qui mi avvicino al nucleo più centrale, diciamo, della mia relazione, dopo la Sardegna spagnola c'è questa inopinata cessione del Regno di Sardegna della corona sarda ai Savoia. Guerra di successione spagnola, il 700 inizia con questo grandissimo conflitto mondiale, perché erano coinvolte tutte le potenze europee e i rispettivi possedimenti coloniali. Spagna, Inghilterra, Portogallo, Francia, eccetera, eccetera. Grande guerra per stabilire chi dovesse sedersi sul trono spagnolo. Si era estinta la dinastia Asburgo che dominava la Spagna fino a quel momento. Luigi XIV di Francia voleva metterci su un suo parente, un Borbone. Gli Asburgo d'Austria, invece, detentori della corona imperiale, volevano metterci un loro principe Carlo.
Una guerra gigantesca. La Francia, alleata con la Baviera e all'inizio col Ducato, con i principi di Piemonte, con i Savoia, le prende di santa ragione. I principi di Savoia decidono di cambiare alleanza. Ricordatevi questa cosa, è una costante di Casa Savoia. Questi ogni tanto cambiavano, a seconda di come gli girava, cambiavano alleanza. Di solito gli va pure bene, erano abbastanza furbi, opportunisti in questo senso. La caratteristica di Casa Savoia è il cambio delle alleanze e la fuga. Questo diciamo che è una costante. Cosa succede? Savoia erano l'ultima ruota del carro nell'aristocrazia europea, erano dei montanari, il loro stato era uno stato cuscinetto tra le grandi potenze della Francia e dell'impero asburgico. Si siedono al tavolo delle trattative dalla parte dei vincitori e ottengono come premio finalmente la corona di re, che non erano ancora monarchi loro. Corona di re, all'inizio provano a dargli la Sicilia, ma c'erano questioni di equilibrio a livello mediterraneo, quindi questa cosa sfuma. Nel frattempo la Sardegna viene promessa al sovrano di Baviera, al principe di Baviera, che doveva diventare, questo è emerso dai documenti di recente, degli studiosi tedeschi hanno ricostruito queste vicende, doveva essere il principe di Baviera a diventare re di Sardegna, poi anche questa trattativa sfuma e alla fine la corona sarda capita in testa di Savoia. E Savoia di essere re di Sardegna non gli interessa affatto, tranne che per il fatto che finalmente sono re. Si disinteressano dell'isola, per governarla ci mandano i loro funzionari più scalcagnati, gente sostanzialmente dei criminali. C'è una lunghissima storia di malversazioni, scandali anche, storiacce di letto, cose turbi anche, insomma, cose brutte. E i Savoia si fanno subito nemici tutti. Riescono in questo mirabile intento di inimicarsi tutte le classi sociali in Sardegna, dagli aristocratici fino al popolo minuto. Cosa combinano questi qui? Sostanzialmente, a parte il disinteresse per l'amministrazione dello Stato, risultano un corpo estraneo nella Sardegna dell'inizio del Settecento, perché in Sardegna la classe dominante, gli aristocratici, il clero, eccetera, erano votati da una parte c'era il partito borbonico, filo borbonico, e dall'altra c'era il partito filo austriaco. Una volta finita la guerra e messe a posto le cose in termini diplomatici, questi due grandi partiti si trovano spiazzati, non avevano più un punto di riferimento, si trovano con questi Savoia in mezzo alle scatole e non sanno come comportarsi. Uno dei passaggi determinanti del Settecento sardo avviene in un momento particolare. Poco dopo la metà del Settecento è in corso una grandissima guerra. Nel Settecento c'è una successione di guerre impressionante. Si chiude la guerra di successione spagnola, inizia la guerra di successione polacca. Si chiude la guerra di successione polacca, inizia la guerra di successione austriaca. Si chiude la guerra di successione austriaca, inizia la guerra dei sette anni. Nel corso di questa guerra dei sette anni, che era un'altra grandissima guerra a livello mondiale, in cui per esempio la Francia perderà il Canada a favore del Regno Unito e di Gran Bretagna, in mezzo a tutte le varie vicende, a Torino viene nominato ministro per gli affari sardi un signore che si chiama Giovanni Battista Lorenzo Bogino. Voi questo nome sicuramente lo associerete alla parola subugino, no? In sardo, che è il bono. No, è sbagliato. Perché? Perché subugino fa riferimento al nome della tromba che veniva suonata in occasione delle esecuzioni capitali. È una parola un bel po' più antica del Bogino, tanto personaggio storico. Bogino, rinchiuso nel suo studiolo di Torino, decide le sorti della Sardegna. Comincia a mandare dispacci a Cagliari, dando disposizioni pignolissime, era un pedante di quelli micidiali, su qualsiasi aspetto dell'amministrazione pubblica. Lo odiano tutti, prima di tutto i funzionari piemontesi che sono in Sardegna. Delle cose che decide lui se ne realizza forse un terzo, un quarto. Una delle cose più importanti che si realizzano è la riforma e la ristrutturazione, la riapertura delle due università sarde. Cagliari e Sassari erano cadute in decadenza alla fine del periodo spagnolo e i Savoia non si erano mai preoccupati di farle funzionare. Siccome il Bogino vuole riformare lo Stato, vuole renderlo più efficace, sapete, era il periodo in cui erano molto diffuse le idee razionaliste, c'era l'illuminismo, c'era l'idea anche del dispotismo illuminato, eccetera, no? Allora bisogna riformare lo Stato. Per riformarlo serve personale amministrativo all'altezza, quindi serve far studiare gente. Bisogna mettere a posto le università. Questo è un passaggio decisivo. Perché? Non tanto per il miglior funzionamento dello Stato, quanto perché
chi si formerà nelle università sarde dopo il 1760 acquisirà finalmente un'istruzione, un grado di istruzione, degli strumenti critici molto superiori a quelli del passato, e quella classe intellettuale che si formerà in quegli anni si ritroverà poi, di lì a un trentennio, a dirigere il momento della rivoluzione. Quindi il paradosso delle riforme bogeniane è quello che lui stesso, grande reazionario, tutt'altro che sensibile a istanze di rinnovamento politico, creerà con la sua azione quegli stessi che poi cercheranno di abbattere il regime Sabaudo. Non è un paradosso isolato, e succede sempre. Se voi pensate al processo di decolonizzazione del Novecento, le classi dirigenti, per esempio in Africa o in Medio Oriente, che guidano il processo di decolonizzazione, erano tutte persone che avevano studiato in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera. Quindi avevano acquisito strumenti critici che poi utilizzavano contro le loro potenze dominanti. Non è un paradosso. È quello che succede anche in Sardegna nel Novecento, nel secondo dopoguerra, quando avviene l'alfabetizzazione di massa in Sardegna, e quindi tutti i sardi vanno a scuola, c'è un accesso anche ai gradi superiori dell'istruzione molto più massiccio. L'intellettualità che si forma in quel momento vive sulla propria pelle quel processo profondo di desardizzazione che abbiamo conosciuto nel secondo dopoguerra, quindi la cancellazione della lingua, la minorizzazione di tutte le nostre abitudini, consuetudini tradizionali, eccetera. Però contemporaneamente acquisisce anche gli strumenti per interpretare questi fenomeni. E quindi vengono fuori vari Mia Limpira, Placido Cherchi, Bacchis Bandinu, tutta questa generazione di varia estrazione, che però ha gli strumenti, acquisisce anche gli strumenti critici per capire quello che sta succedendo. E così succede nella seconda metà del Settecento. Il Settecento è un secolo particolare, il secolo in cui c'è già in atto una grande globalizzazione. All'Olanda, come potenza economica mondiale, subentra il Regno Unito di Gran Bretagna, che diventa anche una potenza militare. C'è la prima rivoluzione industriale. Nel 1769 viene sconfitta la Repubblica di Corsica dalla Francia. Dopo tre mesi nasce un signore che si chiamava Napoleone Bonaparte, sempre in Corsica, che quindi si ritrova a essere francese per il trotto della cuffia. E nello stesso anno, 1769, un tizio scozzese che si chiamava Watt, questo cognome è strano, si inventa una macchina per estrarre l'acqua dai pozzi di miniera. Una macchina che funzionava col vapore. Inventa la macchina a vapore. E va là al boom poi economico e alla potenza anche politica e militare della Gran Bretagna. Quindi immaginate delle coincidenze. Siamo in questo periodino qui, insomma, ne succedono di tutti i colori. Però siamo ancora in un regime, come dire, la cui economia si basa fondamentalmente sull'agricoltura. L'ancien regime è un regime ancora fortemente ancorato alle dinamiche minute della vita agricola. E quindi cosa succede? È esposto ai fattori restrittivi tipici del periodo, quindi le grandi carestie, falsicità o troppa acqua nel momento sbagliato, non c'è abbastanza raccolto, il raccolto è insufficiente per poter riseminare per l'anno dopo, sono tutte cose che succedevano regolarmente ovunque, non solo in Sardegna. Negli anni Ottanta c'è un momento di grave difficoltà nella produzione agricola in Europa, legato a vari fattori, uno dei quali è per esempio sono le grandi eruzioni vulcaniche dell'Islanda. Uno dice, ma cavolo, ebbene sì, ci sono queste grandissime eruzioni vulcaniche in Islanda, il clima impazzisce per qualche tempo e l'agricoltura ne risente. Questo cosa significa? Difficoltà materiali per la stragrande maggioranza della popolazione, perché è vero che c'era l'elite, le classi dominanti, eccetera, o la borghesia urbana, che ormai avevano acquisito un tenore di vita superiore, però le grandi masse popolari vivevano a livello di sussistenza. Quindi disordini, ribellioni, rifiuto di pagare le imposte. In Francia a questo si somma anche una situazione balorda. La Francia va verso il Canada contro il Regno Unito per vendicarsi, sostanzialmente appoggia la rivolta delle 13 colonie americane, quindi finanzia la rivoluzione americana. Questo fatto devasta le casse dello Stato francese. Da qui verranno fuori tutte le magagne che porteranno nel 1789 a pretendere che venga convocato il Parlamento.
i tre stati, no? Parlamento francese, che è il primo atto posteriori, questo lo possiamo dire, il primo atto di quella che poi diventerà la rivoluzione francese. Pochi anni dopo, la Francia rivoluzionaria, tra le altre cose, decide, tra una cosa e l'altra, di provare a occupare la Sardegna. La Sardegna era là in mezzo, aveva un ruolo strategico evidente, essendo al centro del Mediterraneo occidentale, ma è anche sempre stata considerata una terra dalle grandi potenzialità produttive, una terra grande. Noi pensavamo alla Sardegna come una terra piccola, no, la Sardegna è una terra molto grande, con tante, molto eterogenea anche, c'ha tante cose, c'ha l'agricoltura, c'ha le miniere, c'ha le marine, c'ha le zone umide, c'ha i boschi, c'ha l'allevamento. Per quel tempo era una terra che, voglio dire, chiunque la possedesse poteva trarne notevoli vantaggi, a parte appunto la questione strategica, voglio dire. La Francia decide di farci un pensierino, probabilmente sottovalutano la situazione, non lo so. Sicuramente avevano dei contatti in Sardegna e su questo qualche traccia documentale ce l'abbiamo. C'erano degli agenti francesi che gironzolavano in Sardegna, avevano dei contatti in loco e sicuramente in qualche casa borghese a Cagliari, a Sassari o ad Alghero era possibile trovare qualche volume dell'Enciclopédie, la grande pubblicazione degli illuministi, no? È quasi sicuro. Però cosa succede? Alle viste di questa possibile occupazione francese, quando si avvista la flotta al largo delle coste meridionali della Sardegna, i francesi occupano l'isola di Carloforte, poi governano per dirigersi verso Cagliari, siamo alla fine del 1792, all'inizio del 1793 arrivano al largo di Cagliari. Il viceré di quel momento, Balbiano, non fa un tubo, sta lì, c'hai le prime voci degli stamenti del Parlamento Sardo che dicono: allora, cosa facciamo? Non ci difendiamo. Questi arrivano, sbarcano, ci conquistano, distruggono le chiese, violentano le donne, fanno un disastro e tu sei lì a non fare niente. No, ma insomma, era un buon signor tentenna pure questo signore. Era un irresoluto, non sapeva cosa fare. L'aristocrazia sarda, la chiesa, i vertici ecclesiastici, chi aveva qualcosa da temere da un eventuale sbarco francese, si organizza, finanziano la creazione di milizie autoconvocate. Quando i francesi provano a sbarcare sull'isola nel febbraio del 1793, in particolare al margine rosso di Quartu, si trovano davanti delle milizie armate, un po' raccogliticce, quello che volete voi, però decise a non farli arrivare a Cagliari. Poi lì l'episodio bellico, se vogliamo, è anche abbastanza di poco conto. Le due colonne francesi che sbarcano dalle navi si sparano l'una con l'altra di notte, non si capivano bene, erano in mezzo ai canneti delle paludi, lì erano un po' persi, però si trovano davanti a una resistenza locale inaspettata. Sono costretti a rimbarcarsi, poi arriva Sant'Efisio che li spazza via con una tempesta, viva via Sant'Efisio. Cosa succede? Da questo episodio, se vogliamo, poco conto dal punto di vista bellico anche rispetto a tutto quello che succedeva, no? In quel momento in Europa, i sardi ne traggono però una lezione. Perché? Un po' per la propaganda dei capi popolo che avevano guidato questa milizia, parlo di gente tipo Vincenzo Suis, Gerolamo Pizzolo, eccetera. Un po' per il fatto di aver vissuto questo momento sulla propria pelle, cominciano a farsi delle domande, dicono: ma come? Noi abbiamo questo babbeo del viceré piemontese che non ha fatto un tubo, tutti gli altri funzionari che noi eravamo lì sulla spiaggia con le armi aspettando i francesi e questi stavano facendo le valigie e pronti a scappare. Eh no. Cominciamo a ridiscutere qualcosa. Si autoconvocano gli stamenti, il Parlamento sardo si autoconvoca, prima rottura istituzionale. Alcuni storici oggi, odierni, sardi, sostengono che la rivoluzione sarda fu un tentativo di restaurazione feudale contro il riformismo sabaudo. Attenzione, bisogna dare il giusto senso agli atti umani. Da queste riunioni degli stamenti, a cui partecipava la gente, il popolo, facevano casino, chi interveniva, si scambiavano considerazioni, vengono fuori 5 richieste da mandare a Torino alla corona. Le famose 5 domande erano domande, se vogliamo, abbastanza moderate. Si chiedeva che tutte le cariche del regno venissero affidate ai sardi e non ai forestieri, compresa quella di viceré, che venisse istituito un ministero per gli affari sardi in modo che
la Sardegna avesse un diretto interlocutore a Torino, non dovesse fare anticamera tutte le volte, non sapendo a chi rivolgersi, si chiedevano il ripristino e il rispetto di tutte le norme e le consuetudini del regno, così come i Savoia avevano giurato di fare al momento di diventare re di Sardegna. Erano bellamente fregati. Si chiedevano queste cose, non era chissà che, non era una palese rottura politica. Viene mandata una delegazione a Torino con queste cinque domande, capitanata da quel Girolamo Pizzolo che aveva guidato le truppe, le milizie sarde contro i francesi, e un altro paio di personaggi piuttosto di spicco, tipo Domenico Simon, uno dei fratelli Simon, una grande famiglia di Alghero, molto addentro poi ai fatti rivoluzionari. Però cosa succede? Questa delegazione arriva lì a Torino e viene lasciata lì a bagnomaria a fare anticamera per mesi. Nel frattempo in Sardegna succedevano cose, gli stamenti continuavano a riunirsi quasi quotidianamente, si discutevano, si prendevano decisioni, il vicerello si consultava e non lo si consultava, più non che sì. Cioè, si acquisisce l'abitudine a discutere tutti insieme e a decidere le cose. Quando arriva la risposta dalla corona, gravissimo errore del re, che era un tonto, diciamo, cioè, parliamo, cioè, adesso apro un piccolo inciso, noi pensiamo ai personaggi della storia come a queste grandi personalità eccezionali che hanno un che di geniale, se voi leggete un simpaticissimo, divertentissimo libello di uno scrittore statunitense, William Capy, scritto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si chiama Declino e caduta di praticamente tutti, cioè le biografie di un sacco di personaggi famosi in tutta la storia dell'umanità, dagli antichi egizi fino a, sostanzialmente all'epoca contemporanea, ed è bellissimo perché ti racconta, questo era un pignolo che lui andava a cercarsi tutti i documenti d'archivio e quindi ricostruiva le biografie di questi personaggi con una precisione, una puntualità e una dovizia anche di notizie biografiche micidiale, e però ha uno stile umoristico veramente tagliente che riduce tutti quanti, anche i personaggi più grandi della storia, alla loro natura umana fallibile, certe volte anche alla loro piccolezza, che a volte noi non intravediamo perché siamo affascinati da queste cronache. E parlo di gente tipo Annibale, Giulio Cesare, la regina Elisabetta I, o personaggi di questo calibro, voglio dire, immaginatevi cosa possiamo dire noi di un re Savoia, poverini, cioè non sapevano neanche in che mondo vivessero tante volte. Questo per dirvi che gli interlocutori non è che fossero sti grandi personaggi. Il re cosa fa? Risponde no a queste cinque domande, non vi concedo nulla, e non risponde alla delegazione che era lì da mesi ad aspettare, ma manda la risposta direttamente al viceré a Cagliari, quello stesso viceré che era un po' antipatico a tutti, no? Quando viene saputa questa cosa, chiaramente la notizia si diffonde immediatamente, sono movimenti di massa, cioè si crea un'indignazione generalizzata, spontanea. Non solo, ma i funzionari piemontesi in quel momento si sentono talmente ringalluzziti da questa risposta negativa del re che cominciano pure a sfottere, si inventano filastrocche contro i sardi. Fossero dicerie, fossero pettegolezzi, chi lo sa, tutto questo naturalmente riscalda un po' gli animi. Cosa succede? Succede un fatto banale un giorno, verso l'ora di pranzo del 28 aprile, siamo nel 1794, la gente è seduta a tavola, sono tutti a pranzo a Cagliari. A un certo punto si intravede questo drappello di armati, un reggimento che scende dal castello attraverso la porta di Stampace, perché sapete che prima i quartieri di Cagliari erano separati dalle mura, quindi c'erano le porte che venivano aperte o chiuse a seconda delle circostanze. Questo drappello di armati che scende dal castello attraverso la porta di Stampace, entra a Stampace e va ad acchiappare a casa loro due personaggi molto noti, uno era l'avvocato Cabra, un signore anche anziano, un professore universitario stimatissimo, con una vastissima clientela. Non era un filantropo, non era nella razza dei filantropi, forse era anche filantropo, non lo so, ma non credo che avesse legami con banche o fondazioni bancarie per questo caso. Era un Cabras diverso. Era un altro Cabras, e insieme a lui acchiappano uno dei fratelli Pintor, volevano acchiappare Fisio, e Fisio non lo trovano, prendono il fratello, uno dovevano prendere. E li trascinano verso la torre di San Pancrazio, in cima al castello, che era la prigione politica.
a Cagliari, è come la Bastiglia, no? Questa cosa viene risaputa nel giro di pochi secondi, la voce gira, gli stampaccini non è che siano proprio farina da fare ostie, diciamo che sono sempre state delle teste calde da sempre, si raduna una folla e si mettono a inseguire questo reggimento di armati. Salgono al castello, prendono l'assalto alla torre San Pancrazio, liberano questi due prigionieri, non paghi, decidono di assaltare pure il Palazzo Reggio. Entrano nel Palazzo Reggio e prendono, sostanzialmente arrestano il viceré. La folla, il popolo. Una roba inaudita. Ma non solo! Perché se fossero limitati a questo, magari la situazione si poteva ancora risolvere. Non solo! Visto che c'erano, decidono di cacciare via viceré, funzionari piemontesi, iniziare tutti gli stranieri presenti in Sardegna, a Cagliari, ad Alghero, a Sassari, ovunque si trovassero. Nel giro di pochi giorni li radunano, li fanno prendere le loro cose, non gli si torce un capello, qualcuno voleva fargli lo scalpo, viene intimato di rispettarli, c'è la leggenda, il mito che vuole che qualche popolano abbia gridato: noi la merda dei piemontesi non la vogliamo, che se la portino via insieme a loro, cito, Comunque non li si tocca fisicamente, gli si fanno prendere le loro carabattole, imbarcati e ciao, via. Centinaia di persone, non quattro. Qualcuno dice un 500 persone. La Sardegna, cos'è? Abbandonata a se stessa? No. Ci sono anche delle leggi, delle norme. Il governo viene assunto dalla Reale Udienza, che era il Tribunale Supremo, la Corte Suprema del Regno, e in caso di vacanza della carica vicereggia doveva assumere il governo. Nella Reale Udienza, uno dei personaggi di spicco in quel momento è un signore di Bono, un brillante giurista, nonché imprenditore, ben sposato, tra l'altro, con una ricca ereditiera, che si chiama Giovanni Maria Angioi. La Sardegna deve autogovernarsi, perché prima che venga mandato un altro viceré passano i mesi. All'interno, tra gli stamenti e l'area di udienza, si crea una sorta di comitato, diciamo, di salute pubblica, come sarebbe stato nella Parigi rivoluzionaria, di cui Angioi è il leader, sostanzialmente. Questi governano l'isola. Quando, dopo alcuni mesi, viene mandato un nuovo viceré, che in questo caso è un signore molto più diritto e molto più furbo di quello di prima, si chiama Vivalda in questo caso, cosa succede? Il viceré prende in mano la situazione, ripristina? No, il viceré gli dicono: siediti, passati un po' di tempo con Sardegna, che c'è bel tempo, e intanto governiamo noi. Quindi sia gli stamenti sia questo comitato, diciamo così, esecutivo, continuano a governare la situazione. La situazione è molto complicata, perché non solo c'è la plebe urbana sempre mobilitata, un Vincenzo Sulis che fa il capo delle ronde, ha i suoi armati che girano sempre per i quartieri, a volte non fosse sfuggito qualche piemontese, che controlla la situazione nelle città, ma ci sono le campagne che sono in fermento. Nelle campagne sarde sono anni che i villaggi rifiutano di pagare i tributi feudali, anni. C'è il famoso quadro di Dell'Itala, Nuoro, la cacciata dell'arrendatore, che si riferisce proprio alla cacciata di un esattore delle imposte. È un episodio che di solito viene attribuito al 1772, quegli anni, quindi un ventennio prima di questi fatti. Per dirvi che erano anni che queste cose succedevano nelle campagne, regolarmente. Non solo, ma i villaggi sardi cominciano a stipulare dei contratti di confederazione, parlo di contratti perché erano atti notarili, sottoscritti davanti al notaio. I vari villaggi sardi, sapete com'è fatta la Sardegna, no? Ci sono i villaggi sono messi un po' a gruppi di 4-5 a alcuni chilometri uno dall'altro, da una contrada all'altra. Questi gruppi di villaggi si confederavano. Perché? Uno, perché tutti rifiutavano di riconoscere i loro signori feudali. Due, erano patti di mutuo soccorso. Nel caso uno dei villaggi fosse stato attaccato, gli altri dovevano intervenire per difenderlo. Cose inaudite. Capo di sopra in tumulto. A Sassari la classe aristocratica, la classe dominante di Sassari, decide di prendere le distanze da tutto quello che stava succedendo. Mandano missili a Torino dicendo: noi non c'entriamo niente con questi cagliaritari, vogliamo fare, non lo so cosa sta succedendo, gli stamenti, pastini, no, noi non c'entriamo niente, noi siamo fedeli a casa Savoia, anzi quasi quasi vorremmo l'indipendenza, tipo, noi sassaresi sempre picca-babbo, si sa. Però fanno male i conti.
da Cagliari vengono mandati un paio di signori a, insomma, a vedere cosa succede da quelle parti, Gioacchino Mundula, un avvocato, e Francesco Cirocco, un notaio, uno scrivano in realtà, che in realtà sono due fedelissimi di Giovanni Maria Angioni. Questi qui, anziché mettere a posto le cose, alla testa di alcune migliaia di armati, entrano a Sassari, acchiappano governatore, arcivescovo, tutti quanti lì, e mettono in galera. Ecco come mettono a posto le cose. Prendono la città. Sassari è una città libera. Popolo in festa, questi, attenzione, questi signori giravano con la coccarda tricolore francese, cioè il loro programma politico non era nebuloso, ma chissà cosa volevano fare questi, è un c'è il mistero sulle intenzioni di questa gente. E poi, cosa vogliamo, non è che la plebe rurale avesse in testa chissà quali obiettivi politici, poverini, no? Dei rozzi, ma quando mai? Questi si facevano i patti di confederazione, giuravano di non pagare più tributi feudali, non è un programma politico quello. Sassari viene liberata, peggio che mai. A Cagliari si prendono uno spavento, perché c'è tutta la parte moderata di quelli che gestiscono la situazione, che si prende paura, perché dice, oh, cosa sta succedendo qui? Altro che mandare pezzi giustificati, documenti, e c'è tutto un profluvio di lettere mandate al re per giustificare quello che succedeva in Sardegna. Nell'estate del 95 vengono linciati dalla folla due dei personaggi più importanti di quel momento. Uno era quel famoso Girolamo Pizzolo, prima capopopolo, poi delegato a Torino. Perché Girolamo Pizzolo cosa fa? Sta lì a Torino a fare anticamera, non ottiene niente per la Sardegna, però in compenso viene nominato a una delle più alte cariche del regno. Lo nominano tipo avvocato fiscale, che era una specie di primo ministro, top del viceré. Quindi lui torna in Sardegna con i suoi galloni, ah, adesso io sono importante. Tanto piacere, ci hai guadagnato tu, ma noi, anche questa magari risveglia in noi qualche associazione con cose più recenti. Uno era lui, inviso perché viene considerato un traditore, voglio dire, che cavolo, ti sei sistemato tu e noi ci lasci così a bagnomaria. L'altro era il comandante militare della Sardegna, il marchese della Planaggia, che era un feroce reazionario. Gli trovano in casa delle lettere in cui appunto parlava malissimo di tutta la situazione, voleva mettere interi paesi ammazzare gente, mettere in galera. Questi due vengono linciati dalla folla. Pagliaccio era quello. Esatto, il marchese Pagliaccio della Planaggio. Quindi la situazione era incandescente. Nel capo di sopra ormai le speranze sono perse. Sassari è libera, Sassari è una città rivoluzionaria. Tenete conto che il tessuto urbano spesso era animato da chi? Dai rappresentanti dei gremi, no? dei mestieri, che normalmente, in teoria, nella letteratura storica vengono considerati dei rimasugli medievali, quindi sostanzialmente un elemento di conservazione quasi reazionario. Ma alcuni studi, tipo quelli di Federico Francioni, hanno un po' rivisto questa cosa, nel senso che in realtà erano anche la sede di grandi dibattiti, di confronto, di relazioni, e quindi erano anche, dal punto di vista organizzativo, in grado di mobilitare le persone. Ecco perché avvengono anche queste cose, come che si radunano le folle, fanno azioni militari, da quale parte? Perché c'era comunque un tessuto anche organizzativo, c'erano dei leader, dei dirigenti, non erano jacquerie, come si dice, spontanee, così, no? C'era un tessuto anche di intellettuali organici a questo movimento, erano quasi tutti preti, tra l'altro. La teoria della liberazione sudamericana ha avuto un prodromo strano dalle nostre parti. Il portavoce ufficiale di Giovanni Maria Angioni, quando girava per le piazze dei paesi, era un prete di Bonorma che esercitava a Semestene, padre Muroni, non so se ci sia una parentela. C'era Michele Ovino di Santo Lussurgiu. C'era Michele Ovino di Santo Lussurgiu, c'era Francesco Sannacorda. Francesco Sannacorda, parroco di Torralba, teologo. Capi popolo, questi erano capi popolo, ma anche in termini di azione militare, non sto parlando di gente che pensava e non faceva. Teoria e prassi. Viene mandato Giovanni Maria Angioni a Sassari a cercare di governare la situazione. Lui attraversa tutta la Sardegna da trionfatore, da liberatore, arriva a Sassari, sta lì, governa per 3 mesi, mette a posto un po' l'amministrazione locale, perché era anche un abile uomo di governo Giovanni Maria Angioni, e lo dimostra, e poi prende la decisione. Lui aveva degli accordi già stretti col governo francese, che lui rivendica nel suo memoriale. La Francia però, ad un certo punto, sta per invadere il Piemonte, invece si fermano, fanno l'armistizio di Cherasco. 1796, alla fine di aprile, la Francia interrompe le ostilità col Piemonte.
quando Giovanni Mariangio con i suoi aveva già deciso di scendere verso Cagliari per prendere il potere e dichiarare la Repubblica. Quindi si trovano un po' spiazzati da questa decisione francese. Infatti lui si lamenta, lui scrive al governo francese e dice: «Belli miei, qui ci avete lasciato con le pantaloni in mano, noi stavamo aspettando il delegato, si stava imbarcando a Marsiglia per venire a darci la conferma, e nel momento in cui stava salendo sulla nave gli arriva la notizia dell'armistizio». Cosa decidono di fare? Decidono di giocare il tutto per tutto. Andiamo lo stesso verso Cagliari. Scendono verso Cagliari, trovano alcune resistenze, prima Macomer, poi arrivano a Oristano, e a Oristano arriva la notizia che Giovanni Mariangio è stato destituito da tutte le sue cariche, condannato come traditore, pende una taglia sulla sua testa e chiunque lo aiuti sarà passibile delle medesime condanne. È un momento delicatissimo, perché lui si trova privo di tutto l'appoggio politico, perché anche su quelli che l'avevano spalleggiato fino a un momento prima passano nel campo avverso, ci fanno due calcoli di convenienza e molti dei suoi alleati della prima ora diventano i suoi più acerrimi nemici. C'è in ballo la sua stessa esistenza. Viene preso dai suoi, trascinato di nuovo verso il capo di sopra, di notte scappando per le campagne, senza usare neanche le strade principali. Imbarcato, arriva in Toscana, da lì prova a contattare la corte di Torino per cercare quantomeno di avere il permesso di tornare in Sardegna senza correre il rischio di essere fatto fuori. Da Torino gli dicono col cavolo, anzi, gli mettono un paio di sicari alle calcagna, deve scappare in Francia. E lì inizia l'esilio francese di Giovanni Mariangio. Nel frattempo la situazione in Sardegna è ancora incandescente, non è che si chiude, a volte si parla del triennio rivoluzionario, che finirebbe nel 1796 con l'esilio di Anjou, ma non è proprio così, le campagne sono ancora in fermento, in città la situazione è fuori controllo. Ancora nel 1799, quando la corte sabauda deve rifugiarsi in Sardegna, perché in Piemonte arriva Napoleone, la Sardegna è in subbuglio. Devono fare spedizioni militari contro i paesi, famosa quella di Chiesi, per esempio. E Giovanni Mariangio, nel suo esilio, cerca di chiedere al governo francese di appoggiare una spedizione militare per liberare la Sardegna e istituire una repubblica che poi si sarebbe alleata con la Francia rivoluzionaria. Questo intento non verrà mai realizzato. Quando la Francia, uno o due anni dopo, proverà a ipotizzare un'occupazione della Sardegna, l'intento sarà decisamente diverso, ma quello appunto di occuparla militarmente come preda di guerra, non come alleato. Ma non se ne farà niente, perché scoppierà una grande rivolta in corsi e quindi le truppe francesi saranno destinate nell'isola sorella. Giovanni Mariangio vedrà frustrata la sua aspettativa di una Sardegna libera, migliore e avanzata, morirà da solo in povertà nel 1808 a Parigi. Non sappiamo neanche dove l'hanno sepolto, cioè sappiamo che è stato sepolto nel cimitero di Père Lachaise, ma probabilmente in una fossa comune, quindi non c'è una tomba di Giovanni Mariangio da nessuna parte. Povero, solo e povero, abbandonato da tutti i suoi familiari che furono costretti a disconoscerlo per avere salva la pelle, non per altro, e i beni. E in povertà, lui che era stato uno degli uomini più ricchi della Sardegna, voi immaginatevi questa gente che aveva tutta la convenienza a farsi gli affari propri e che ha sacrificato tutto, compresa la propria vita, per un ideale che andava totalmente al di là del proprio egoismo. Pensate a Francesco Sannacorda, che ho citato prima, teologo, era il confessore della madre di Napoleone. Ma cosa gliene importava a questo signore di prendere le armi, cercare di sbarcare a Longone Sardo e di morire per un colpo di archibugio nel 1802? Eppure l'ha fatto, e come lui tantissimi altri. Giovanni Mariangio parla di 4.000 persone che sono state fatte fuori in un modo o nell'altro dalla repressione sabauda, il cui protagonista principale fu un tizio che si chiamava Carlo Felice, che è stato viceré in Sardegna fino al 1816, e il suo braccio armato era Giacomo Pesti Villamarina, un nobilastro tempiese che aveva l'abitudine di erigere forche, gentaglia, e gente a cui noi dedichiamo statue, piazze, vie. Non so, facciamoci due domande. Perché è importante sapere queste cose? È importante perché, e qui voglio concludere perché mi sono dilungato anche troppo, perché, per dirvi, nel 1816 il console francese in Sardegna scriveva una relazione al governo dicendo che la Sardegna, pur essendo una terra, virgolette, al centro della civiltà europea, era in condizioni pietose.
lui descrive un po' la situazione, un po' di vicende, poi dice la responsabilità di questa situazione è di tre fattori principali: il governo, quindi il governo sabaudo, la Chiesa, perché la Chiesa effettivamente, soprattutto le gerarchie ecclesiastiche, erano un corpo parassitario attaccato alla Sardegna, né più né meno, e il feudalesimo, perché il regime feudale non era stato abbattuto purtroppo e continuava a essere vigente in quel momento. 1816 è l'anno in cui poi Carlo Felice lascia la Sardegna, va in Piemonte, poi da lì farà tutta la sua carriera, diventerà anche re. Questo per dirvi che la situazione in Sardegna dopo la rivoluzione è non migliorata, ma molto peggiorata rispetto al trentennio precedente. E la Sardegna si presenta sulla soglia dell'Ottocento, nel periodo della Restaurazione, nel periodo delle rivoluzioni liberali, nazionali, eccetera, eccetera, in una condizione estremamente svantaggiata, perché tutta la sua classe dirigente più attiva, più avanti, più avanzata, più moderna, più contemporanea, è stata spazzata via, interamente. Questo significa, come dice Girolamo Soggiu, che chi rimaneva lì a controllare la situazione era la parte più retriva, più ignorante e più reazionaria. Lo scrive Girolamo Soggiu, non lo sto dicendo io. Non è un nazionalista sardo Girolamo Soggiu, era un funzionario del PC. Però era un grandissimo storico. Questo cosa significa? Che la Sardegna si presenta alla contemporaneità con una classe dominante che accetta il suo ruolo di intermediazione tra l'isola e il potere, il centro del potere esterno. Assume quel ruolo lì. Lo assume in termini istituzionali politici, lo assume in termini intellettuali. Tutta la grande intellettualità sarda dell'Ottocento avrà come scopo quello di costruire una narrazione che esaltasse le virtù della nazione sarda, ma per inserirla nel contesto culturale, politico, spirituale della nuova Italia che si stava formando. Ma lo scrivono a chiare lettere, sono pagine di, che ne so, Pietro Martini o altri come lui, che dicono testualmente queste cose. Vittorio Angius, grande esaltatore della figura di Eleonora d'Arborea, è però anche quello che scrive l'inno Cum serve de usurè. Giuseppe Manno, non ne parliamo, il primo grande storico moderno sardo, era un alto funzionario sabaudo, collaboratore di Carlo Felice, che poi diventa senatore e poi viene fatto addirittura barone, e così via. Questa è l'intellettualità sarda. Quindi abbiamo tutta una classe dominante che va dalla parte più politica e istituzionale fino all'università, all'accademia, agli alti funzionari, e anche una parte della borghesia più legata al potere, che è organica, completamente organica, all'apparato di potere sabaudo prima e poi dell'Italia unificata dopo. Questo è un tratto distintivo che ci portiamo appresso ancora oggi, parliamoci chiaro. È una delle costanti di questi ultimi 200 anni. Non è il solo, c'è tutto il problema delle infrastrutture, c'è tutto il problema dei rapporti di forza anche tra questo potere centrale lontano e il territorio sardo, delle risorse. La Sardegna nell'Ottocento viene saccheggiata. E allora, cosa ci fa capire questa considerazione? Che noi veniamo fuori da quelle vicende. E allora, studiare, rievocare, ricordare questo periodo non è una perdita di tempo. Chi contesta la scelta del 28 aprile come data di Sabbia de Sardigna probabilmente ha un po' la coda di paglia, vorrei dire. Spesso è qualcuno che ha qualcosa da perdere nel rievocare per benino tutto quel periodo, perché quel periodo ci chiama in causa tutti noi, sia chi ha ereditato le posizioni di vantaggio e continua a perpetuarle nelle stesse forme sostanzialmente, ma sia anche chi le subisce, perché allora ci furono migliaia e migliaia di persone che si spesero per cambiare le cose, e non gente che non aveva niente da perdere, ma anche gente che aveva tutto da perdere e che perse tutto. Io l'altro giorno ho fatto il parallelo tra Giovanni Maria Angioi e Antonio Gramsci, una bestemmia, no, stiamo parlando di due persone che hanno vissuto in pieno la loro epoca, in un momento di rivoluzioni, grandi rivoluzioni, e avevano scelto da che parte stare, e sono arrivati fino al massimo sacrificio, pur di difendere la propria prospettiva, le proprie idee. Quindi questa ricorrenza non è solo un momento di celebrazione, di festa, eccetera, ma è anche un momento di riflessione. Diceva Benetton,
dovrebbe essere un momento di profonda riflessione, di profonda autoanalisi e di recupero anche della nostra storia recente, almeno, perché, come diceva Fernand Braudel, almeno metà del nostro presente è fatto di passato, quindi se non conosciamo il passato non capiamo il presente e spesso siamo anche costretti a ripetere gli errori che abbiamo fatto, che hanno fatto i nostri antenati, e non è il caso, direi. Quindi un grande esempio umano, politico, ci viene da questa giornata, e io la sollecitazione che faccio di solito è quello di continuare a studiare, informarsi, leggere, i documenti ci sono, i libri ci sono, e trarre sempre un senso forte, anche politico, non abbiamo paura di dirlo, da queste vicende. Non è sbagliato, quando si parte da una ricostruzione corretta dei fatti, poi bisogna imparare dalla storia. Non è detto che sia una maestra senza allievi, come diceva Gramsci, speriamo di essere noi degli allievi migliori di chi ci ha preceduto, in modo che possiamo tradurre anche questa maggiore consapevolezza storica in esiti concreti, positivi, per la nostra vita e per quella di chi ci seguirà. Grazie.